Sentiamo. Forza radicata nel paese, siamo un movimento e non un partito, abbiamo i consiglieri regionali come i parlamentari, come i portavoce in Parlamento europeo, siamo connessi, stiamo lavorando tutti insieme, quello che avviene a Napoli avverrà anche in Europa e quello che avverrà in Europa con i nostri parlamentari avverrà a Napoli, perché siamo abituati a lavorare insieme e siamo radicati nello sviluppo del territorio, ma in una forma collettiva. È in questa collettività che si può sviluppare anche Napoli e non ci sarà un uomo solo al comando come De Magistris che oggi, come Lettieri, come La Valente, tutti uguali, propongono 200.000 liste con migliaia di candidati e poi non potranno mai governare perché dovranno dare un pezzetto a te, un pezzetto a me, nella più classica delle spartizioni. E già da questo tu vedi l'esempio differente. Noi un poco come esempio mi sento e ci sentiamo come gli spartani, siamo una lista contro migliaia di candidati e solitamente uno contro tutti gli altri possiamo farcela e possiamo vincere. Io oggi chiedo a Napoli non solo di farci applicare il progetto che adesso Matteo Brambilla insieme a tutta la lista vi illustrerà con i punti programmatici, ma vi chiedo di farci arrivare in questo caso al grande risultato che è il ballottaggio per poi andare a vincere e applicare il Movimento 5 Stelle, il programma del Movimento 5 Stelle. Io so che tutta la città di Napoli vuole questo programma, vuole vivere meglio e col Movimento è possibile e sarà possibile. Noi ci crediamo fermamente e lotteremo fino all'ultimo giorno per vincere le elezioni a Napoli, che nessuno dica il contrario. Matteo Roberto Fico, membro del